Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Da bambino ho sempre sentito questa frase: si canta con il cuore, si canta con il cuore. Sì, sono d'accordo, c'è bisogno di passione. Però cantare solo con il cuore porterebbe un po' fuori controllo. Cantare in libertà. Restando fermi sul fatto che la passione è quella cosa che muove il mondo e fa fare tante cose in tutti i campi, però cantare solo con il cuore sarebbe un po' andare fuori dagli schemi. Quindi per questo noi dobbiamo necessariamente razionalizzare quello che stiamo cantando e utilizzare moltissimo il cervello. Ogni canzone che noi cantiamo, dobbiamo cantare, va studiata tecnicamente. E soprattutto se questa canzone ci coinvolge emotivamente, perché magari siamo in un periodo particolare, noi dobbiamo distaccarci dal sentimento emotivo e studiare la canzone proprio tecnicamente nei suoi dettagli. In questo modo noi saremo più concentrati a cantare il testo e a fare delle cose tecniche e quindi magari cercheremo di stare lontani dalla nostra emotività, in questo modo non rischieremmo di cominciare a piangere mentre cantiamo, cose del genere. Quindi, dovendo legare l'interpretazione al canto, noi dobbiamo cercare di essere più razionali possibili senza farci troppo coinvolgere dalle emozioni, pur dovendo emozionare e sentire quello che stiamo facendo. Infatti, c'è una canzone che ha scritto Giuliano de Negramaro, che è una canzone che lui stesso dice è stata dettata dal padre, e quindi dopo la scomparsa del padre lui ha scritto questa canzone che si chiama Lo sai da qui. Quindi immaginate come deve essere coinvolto emotivamente, e quindi lui necessariamente deve distaccarsi da questo forte sentimento e cantare la canzone così tecnicamente, concentrandosi sulle cose da fare. La canzone è questa qua, per chi non la conosce. Ti mostrerò com'è speciale il mondo anche se fa male, non è quel posto da lasciare, è ancora presto per partire. Poi lo sai da qui, lo sai che qui. Non so se avete capito, comunque ascoltatela, è davvero bella. E quindi ovviamente c'è da fare un lavoro interno per poter cantare una canzone che senti veramente così tanto senza farla soltanto con il cuore e farti trascinare nelle emozioni, altrimenti nessuno finirebbe di cantare questa canzone. Quindi ragazzi, è importante usare la passione quando si canta, il cuore, però attenzione a usare anche il cervello. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.